È una situazione insostenibile, una roba davvero che quando l'ho letta non ci potevo credere, anche se oggi facciamo questo video giusto per capire cosa potrebbe aver portato delle persone a spargere dei chiodi sulla strada al Ciringuito. Ho visto le storie del mio amico ZZ Falzer, ovvero Francesco, e devo dire che sono rimasto un po' scioccato da questa situazione, anche se non è la prima volta che sento di motociclisti che vedono lungo il loro percorso ostacoli di vario tipo. Parlo di non solo di chiodi, ma anche di olio, sabbia o comunque qualsiasi altro deterrente che può però provocare dei seri danni. Un'azione davvero molto pericolosa e condannabile sotto ogni punto di vista, potrebbe addirittura essere tentato omicidio, perché non è una cosa da fare. Benvenuti sul mio canale, io sono Toto e oggi andiamo a parlare proprio dell'episodio che è successo a Milano al Ciringuito, in cui dopo una serata, dopo un raduno di motociclisti, gli stessi si sono visti recapitare un regalo decisamente sgradito, ovvero dei chiodi lungo il loro percorso. Una cosa davvero assurda, pazzesca. Pensare che nel 2022 si può mettere a repentaglio la propria vita con un'azione del genere è una cosa da mettersi le mani nei capelli. Dall'altro lato però c'è anche da considerare una cosa: noi motociclisti a volte ci sentiamo un po' al di sopra delle circostanze. Questo cosa significa? Non voglio condannare né voglio giustificare in alcun modo questo gesto, c'è però da fare una considerazione: chi non è appassionato come noi, chi non ha la nostra stessa passione e chi non la vive in maniera così affezionata come facciamo noi, come voi che mi seguite, come tantissimi altri, non capisce quello che proviamo. E questo deve essere sempre ben chiaro in noi motociclisti, che sì, possiamo trasmettere la nostra passione, possiamo cercare di comunicare, ma se una persona non si sente affiatata verso il mondo delle due ruote, ci saranno ben pochi metodi per farla sentire tale. E questo dovremmo sempre tenerlo nella nostra testa, proprio perché è fondamentale per capire tutto il discorso. A noi motociclisti ci piace sentire il rombo della moto, ci piace essere smaliziati nelle curve, ci piace a volte anche un po' esagerare andando contro quello che è il normale buonsenso. Però soprattutto ai motociclisti con un po' di esperienza dovrebbe sempre prevalere su tutto il resto. Rendiamoci conto, ragazzi, che ai raduni un po' a volte si esagera. In che senso si esagera? Nel senso che ci si mette a sgasare, ci si mette a far rumore, ci si mette a fare dei rumori che magari, se tu sei rientrato tardi, hai una giornata di lavoro, hai tutta una serie di stress alle tue spalle, magari vuoi entrare in casa per rilassarti e sentire proprio questi rumori non è che sia il massimo. Sgasare, avere scarichi rumorosi, io lo dico da molto, prova emozione a noi stessi e basta. Io stesso, quando non sono in moto e vado in montagna a fare un'escursione in bici o a piedi e sento dei motociclisti sgasare, e talvolta alcuni di voi mi sgasano anche vicino e cercano di dimostrare la loro virilità mettendo in pericolo un utente di fatto più debole, nonostante io da motociclista tenga sempre il lato estremo della strada e quando possibile sto al di fuori della striscia bianca quando vado in bici, è una cosa pericolosa. Motociclista non significa essere rispettoso delle regole, soprattutto essere motociclista non significa far sentire la propria presenza sempre e comunque. Lo scarico rumoroso può essere bello, ma in determinati contesti è bello nei circuiti, che comunque a loro volta hanno imposto dei limiti al suono prodotto dalle moto, proprio perché chi abita vicino ai circuiti non può di fatto sopportare questo rombo così accentuato. La situazione peraltro è migliorata tanto rispetto a tanti anni fa, purtroppo però per strada i controlli in Italia non sono tantissimo e sento sempre tanta gente con scarichi aperti che fanno tantissimo rumore. Togliamoci anche dalla testa questo fatto che loud bikes save lives, ovvero che gli scarichi rumorosi salvano la vita. La vita te la salvi tu. La vita te la salvi tu facendo attenzione, la vita te la salvi tu mantenendo la distanza di sicurezza, la vita te la salvi tu cercando di prevenire l'irreparabile. E questo è un mantra che deve essere sempre, sempre presente
nella testa di chi va in moto. Esagerare ci mette solamente in cattiva luce agli occhi di tantissime persone che, badate, sono la maggioranza. Noi motociclisti rappresentiamo una piccolissima nicchia di persone. Noi appassionati di motori e soprattutto chi ama scarichi rumorosi e tutto il resto sono veramente pochissimi. Tutto il resto della popolazione odia il disturbo, ama il silenzio e, in maniera più che legittima, quando si trova a casa sua all'interno delle quattro mura che lo accolgono non vuole assolutamente sentire rumori. Per cui cerchiamo sempre di immedesimarci nei confronti di chi ci circonda, non sentiamoci mai superiori, non sentiamoci tutte queste storie del cavaliere, dell'angelo che ci protegge. Ragazzi, siamo noi a proteggere noi stessi. Per carità, gli incidenti possono capitare e soprattutto viviamo in un'epoca molto particolare in cui è davvero difficile non offendere proprio nessuno, qualsiasi cosa si dica o si faccia. Questo non vuole essere un invito a non sgasare o a non fare nulla, ognuno deve sentirsi libero di fare quello che gli piace. Ricordiamoci però che la nostra libertà non è assoluta. Io non posso fare determinate cose perché semplicemente andrei a limitare la libertà di qualcun altro. La nostra libertà vale fin tanto che non andiamo a ledere la libertà di un altro, e questo vale in tantissimi ambiti, dal motociclismo su strada, in cui la tua libertà di poter montare quello che vuoi non dovrebbe andare a ledere la libertà di qualcuno che vuole godersi una passeggiata in montagna. La tua libertà di sgasare per strada non dovrebbe andare a ledere la libertà di un ciclista che ha deciso di allenarsi nel tuo stesso percorso. Ma questo vale un po' per tutti, non è una lettera di condanna ai motociclisti. Ci sono tantissimi esseri umani, ciclisti, ma anche escursionisti, che si comportano altrettanto male. L'invito è per tutti coloro che si sentono un po' al di sopra della legge o al di sopra delle comuni norme di comportamento. Ragazzi, nessuno è al di sopra di nessuno. Per cui, quando siamo ai raduni, quando siamo per strada, quando partecipiamo a eventi in cui il numero di persone, vuoi non vuoi, ti fa sentire un po' più legittimato ad andare al di là delle regole, facciamo un passettino indietro e cerchiamo di non ledere mai nessuno. Solo così possiamo, non dico farci apprezzare, ma minimizzare il fatto che molti utenti in realtà ci odino come motociclisti, che secondo me è una cosa gravissima. Ma l'odio verso noi motociclisti deriva appunto dal fatto che alcune persone, sentendosi al di sopra delle regole, causano molto spesso situazioni di pericolo o comunque di disagio verso altre persone. Per questo video è tutto, scusatemi il pippone, ma ormai mi sto specializzando in questa categoria di video. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ripeto, questo video non legittima in alcun modo chi sparge olio, sabbia, chiodi per strada per ledere i motociclisti, o anche coloro che mettono filo spinato o fil di ferro nei sentieri, che può davvero fare molto molto male. Quelli sono gesti da condannare. Tuttavia, noi motociclisti, ma noi esseri umani, ogni volta che facciamo qualcosa possiamo farla in maniera da non ledere quasi nessuno, anche se sicuramente qualcuno che si sentirà leso ci sarà sempre. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!